Grande successo di pubblico e di critica per l'Enjoy Fest 2016 di San Giorgio Ionico. Un centro storico gremito ha partecipato a due serate di festa con stand gastronomici, birrifici artigianali, street food e vino locale. La manifestazione, presentata da Mimmo Moscaggiura, direttore della scuola Etoile Forum per Danzatori, è stata caratterizzata da esibizioni di danza, musica e teatro ed è stato possibile visitare la mostra dell'artista locale Lino Agnini. Sabato 1 ottobre, infine, sagra del peperone e della melanzana e chiusura in musica con il concerto live dei Nitrofosca. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Turistica Proloco con il patrocinio del Comune di San Giorgio Ionico in collaborazione con l'amministrazione comunale. Grande impegno dell'amministrazione, ma soprattutto grande impegno dell'Associazione Culturale di Magnini e delle altre associazioni culturali presenti sul territorio, al quale io voglio veramente rivolgere un ringraziamento a nome mio, dell'amministrazione, ma penso di tutti i cittadini di San Giorgio. Questa festa che si è rivelata veramente un grande successo di pubblico e di attenzione verso l'associazione, verso i temi che sono stati proposti in questi due giorni di kermesse culturale e sociale che si sono svolti nel territorio di San Giorgio, veramente dimostrano che quando c'è l'impegno da parte di tutti, l'organizzazione di questi eventi ha una risposta in termini di gradimento di pubblico che è veramente incommiabile. L'impegno è stato, come sempre, enorme. Abbiamo cercato di mettere insieme tutte le risorse da noi a disposizione, abbiamo cercato di raggruppare quante più associazioni possibili e insieme, in armonia, abbiamo creato questo evento con l'amministrazione comunale e abbiamo creato questo evento che ha portato tanta gente a passare una serata in allegria e spensieratezza.